I cimbri a pure c'è la stagna di puff, forse miglia, invece, e lui si incanta, che da Luserna si sento calcolando con chi c'è sull'altopiano di folgarie della Varunzo, ma c'era un prezzo di più, ma voi c'è più che con mezzo milione di abitanti del Trentino, l'era anche centinaia di persone, però l'era una minoranza linguistica, etnica, ma più di tutto linguistica. E stato di tutto sulla base della minoranza, che De Gasperi le sta con di convincere, anzi se l'era già convinto, il ministro degli esteri a firmare patti De Gasperi, perché dopo De Gasperi diventa capo del governo, le sta bon di metterlo dentro un trattato di pace internazionale di Parigi del 1947, poi con un su in ta costituzione che l'è andata a vigore, come dicevo, il presidenziale del 1948. Questo per farvi il quadro generale, ma anche per dirvi l'importanza assoluta delle minoranze linguistiche. La nostra, seppur proprio la nostra, tante motivazioni ve la dite il professor Romer, mi adesso vi dici altre due o tre, terra terra, semplicissime, e dopo vi dici come si fa e i vantaggi che vengono. E l'alza dite in qualche maniera, ma che vuol dire poi distanti ladini? Non sono mia ladini, no? E mi rispondi. Che vuol dire poi secondo te la Ghilla e 10 anni che fa questo lavoro? Con Giulio e con Tullaresia, dopo già c'è un altro rappresentante del direttivo dell'Aresia, Francesco Canestrini, che le ancia poeta, comunque sentirevo, dopo c'è ancia Antonietta, un'altra poetessa, e mi rispondo facendo, no, ecco lo sbaglio, ladino vuol dire neolatino, vuol dire latineggiante, vuol dire latino. Perché è che già senta succia che la Dino vuol dire facciamo, perché fino adesso? No, perché fino adesso in le nostre teste la Dino vuol dire facciamo. E anche perché lei fino adesso, dal desdote in poi, 1918 in poi, la minoranza linguistica ladina è riconosciuta. Ma anche a serciare, già mi ha anticipato professor Lorne, ma anche a serciare a proposito di autonomia e di origini, tutta la storia, noi siamo ladini da sempre. La mai conosciuti l'Austria, che ve l'ha fatto vedere, l'importanza c'è la Ciatina di tutta la zona della ladinità, dopo che il governo c'è. L'infatti come resta un documento non sulla divinità, e il gente per tutti, e dopo infatti già il libretto ve lo danno per tutti. Praticamente lei, a dire l'italiano, una fascia senza soluzione di continuità. Una fascia adria-adria, dal Friuli al Belun, il Bellunato settentrionale, la Abbadia, la Giardina, la fascia, all'epoca dell'impero io metto in tancia la Fiemme e la Cembra, non tutta, un bel punto di Sembra, la Val de Non, la Val de Sol e dopo c'è l'Engiadina. Ma c'era anche la Venosta fino ai primi dell'Ossento, dove parlava la Dina, già che e dopo il setto dei Cisani. Noi sì, ladini riconosciuti da sempre. Da sempre, arcanti di ste ciattine, ben già tardi noi altri, ma oltre là già tardi, altri di Nandeo dell'Innsbruck e il professor Crafonara, che è l'embadio della Badia, non è mia nonna. Sicché non c'è il riconoscimento da sempre. Uno. Due. La D, allora, buon avanti con questo ragionamento, vuol dire latino, neolatino, latineggiante, romano, romancio. Ma perché è un po' che il ladin le resta in stesone? Perché è un po', e dopo venire a cercare di farci capire perché che è che noi perdiamo il riconoscimento, ma che gente ha recuperato. In pratica,
Si vede tutta la zona ai piedi delle Alpi, te Alpi. L'era val in duque si parlava il latino, poi dappertutto se parlava, grazie, se parlava ben dappertutto il latino. Ma perché è poche in queste valle se conservare, se mantenute più e zo per le pianure? Perché, come vedete, le valle superano le montagne. Dopo la fine dell'impero romano d'Occidente, tutta l'invasione barbarica, Unni, Goti, Ostrogoti, Teuti, il diavolo che portia, e che si è fermati poco nelle terre germaniche e austriache, ancia ben c'era ben le altre popolazioni prima, ma adesso parli di queste popolazioni c'è, e gli è venuto dal Brennero, farsi il nome della valle del Giarco, la valle del Brennero era facile attraversare da tutto, ma non era facile passare su per la Badia, passare su per la Giardina, arrivare su alla fa. Ma a parte era facile, zo alla Rocita, capire che dopo tutti i muraglioni e chi strapiombi c'era un paradiso terrestre come la Val di Non. Noi potevamo immaginarci, no? Perché a merdente per i buroni gli è passato in su per là, per la Val di Ardes, no? Per grazia di Dio. E lei perché che noi allora, noi e le altre valli ladine, noi conservavamo la lingua latina in secoli dopo di tutti gli altri. Perché la sentite il professor Lochner, verso la Valsugana l'influenza bene, tante altre valli delle giudicarie, eccetera, eccetera, e la Mersiana, e anche nella Valle Garina l'influenza del Nord Italia, l'Eben Schemper di origini latine. Ma qual è la buona differenza tra italiano, spagnolo e le lingue neolatine e ladine? Qual è la buona differenza sostanziale? Che noi, le critiche vanno a dimostrare in questo libretto, che noi intendiamo del latino e mantenu tante più parole, tante più caratteristiche, che l'ha elencato tutto il professor Lochner, di tutte le altre lingue neolatine. Zacca già la laurea in latino alla cattolica da Duchi in anni 70, Nives fuera latinista, non Nives proprio fuera, chiaramente non come nel caso del professor Lochner e tanti altri che magari studiare latino e poter combattermi o non si mette, non c'è questionarono i di su robe tutte sue come i Fasani e anche come i rappresentanti, ma noi venzo sul tren della lingua. Tutte le caratteristiche latine le tenute, non gli altri nonesi come gli altri ladini, chiaramente. Ma perché ecco che in quel cialbot sta la divinità, lei nada perduta in quel cialbot? Non la divinità in sé, il riconoscimento. In pratica resta il fascismo, sostanzialmente resta il fascismo. Se voi pensate, in quel desdotto sono diventati italiani, insomma, in terreno d'Italia, subito dopo resta il fascismo, e mi è nata anche dopo guerra, seconda, no, la prima. Ma mi ricordi, sì che era appena finito il fascismo, no? Praticamente. Guai se parlava in nones e parlava in crisclet invece. L'era tante blasfemasse, perché tanti maestri, anche magari anzianotti, va a studiare sotto l'Austria, era eccezionale, mi già dei ricordi eccezionali, veramente straordinari. Con tutta la preparazione arcanti ancia durante il fuoco anche mi governava l'impero, ma ancia dopo la preparazione è stata nelle nostre scuole del Tirolo, del Vest Tirolo, diventata Trentina era stata tenuta. Però la mentalità era che era nazionalista sostanzialmente, no? E come se tutti i miei consideravano la popolazione a sé, la lingua a sé, ma c'è mai che detto il contrario. Però c'è il complesso di inferiorità, perché tutti gli altri parlavano trentino,
se ne aveva tre, tutti i canti, va Asciuganotti, va la Lagarina, Roveredo, le giudicate, tutti bene o male, con parole, espressioni diverse, ma lei comunque dialetti trentini, e sol noi altri, e ancia se quel dire la stessa roba della Val di Sol. Praticamente questo è il manpueblo carino, e dopo di gente un'altra roba, che sono talmente tanti, vai ti dande fin su alla mendola, è tanto facile, mezzo dai nostri paesi, in Ara Trento, in Ara Bolzano, è tanto facile. Però c'è da recuperare il clima, tu è l'ultima roba che vuoi dire. E su Storybrite riportano tutte le dichiarazioni della divinità dei vari studiosi, non le metto via proprio tutti, ma hai fatto lo studio su tutti i libri che hai scritto e tira fuori le espressioni dritte e dirette dove declara il nome Slavin. E appunto il 1904 i grandi luminari dell'impero se che gli ha fatto una ricerca in timondi ladini che va a ladine sul canto popolare ladino e là metto insieme in tre libri, in tre ricerche. Sentì bene come l'intitolato. Tre. Uno, il canto popolare ladino friulano. Due, canto popolare ladino dolomitico. La badia, la giardina, la farsa. Ascoltava il terzo. Gesù i libri in quei di coppia alla comunità, l'ex comprensore. Canto popolare ladino val di non proprio dritti che è un riconoscimento eccezionale. Ci dopo il mito interancia poi di dichiarazione non c'è che infatti il convegno internazionale